La croce del perdono che verrà donata al cardinale che aprirà quest'anno la Porta Santa è una consuetudine perché Laura Caliendo e Gabriele D'Imizio ormai da 19 anni fanno questo dono alla città dell'Aquila. Laura ci racconterà un po' qual è la particolarità della croce del perdono di quest'anno. C'è una simbologia importante che poi ci racconterà anche lo storico dell'arte. Già nel 2009 aveva avuto come oggetto la basilica, però quest'anno ovviamente c'è un significato diverso. Sì, allora nel 2009, subito dopo il terremoto, non ci siamo persi d'animo e comunque abbiamo realizzato la croce del perdono utilizzando un laboratorio di fortuna, ospiti di un altro laboratorio, nemmeno qui ad Aquila. E quindi abbiamo portato comunque, cioè abbiamo realizzato in ogni caso la croce del 2009. E in questa croce c'era la Porta Santa e la porta però era semi chiusa. E diciamo che da questa porta usciva una luce. È la luce della speranza. Abbiamo ripreso anche quest'anno questo discorso, siamo tornati in Basilica, finalmente bellissima, restaurata, è stata ridata a noi aquilani e abbiamo voluto riprendere lo stesso tema, quindi il tema della Basilica. E questa volta però la porta è aperta per tutti. Gabriele, è molto bello questo dono che fate alla città da ben 19 anni, non vi siete persi d'animo neanche con il terremoto, una perdonanza questa che voleva essere un po' la perdonanza del cambiamento ma senza stravolgere e avvicinarsi molto poi al significato, quello più autentico del messaggio di Papa Celestino. La vostra croce del perdono è uno degli emblemi, uno dei simboli poi della perdonanza. Certo che sì, non a caso il titolo di quest'anno è Io sono la porta. E non c'è frase più opportuna di questa. Il fatto della croce per noi è un motivo di, come posso chiamarlo, orgoglio, serenità. Parliamo sempre di lavoro, parliamo di sofferenze proprio per il lavoro. Il lavoro, quando è finalizzato ad un dono, è, come posso dirlo, è sentimentale, è bello, ti provoca emozioni. Un dono fatto alla città ti dà orgoglio, orgoglio di appartenenza, orgoglio di far parte di una comunità. E questo è quello che ci stimola ogni anno e quest'anno per maggior ragione tutto restaurato, bellissimo e emozionante. Io sono la porta. Arricchisce chi lo riceve, insomma, ma anche chi lo crea questo dono. E qui ci sono tante collaborazioni che avete avuto, anche quella dello storico dell'arte. C'è anche una ricerca storica, immagino, per scegliere pietre. Insomma, qual è stato il suo ruolo poi nella creazione di questa Croce del Perdono? Sì, questa è la quarta Croce del Perdono che realizzo in collaborazione con Laura e Gabriele e naturalmente c'è sempre una ricerca a priori, guardando quello che è la tradizione dell'arte cristiana, dell'arte religiosa e tutte le simbologie che nell'arte si esprimono nella tematica religiosa. Appunto attraverso, dedicando questa croce alla Basilica e alla Porta Santa di Colle Maggio, si sono cercati quegli elementi iconografici che identificassero la croce con la Basilica, quindi che parlasse un linguaggio aquilano, ma al contempo avesse un linguaggio più universale, perché la perdonanza celestiniana, il messaggio di Celestino non è rivolto esclusivamente all'Aquila e il suo stretto territorio, ma è un messaggio universale. Quindi anche questa tematica della luce, delle gemme che caratterizzano questa croce del perdono, che sono appunto ametista, madreperla, tormalina rosa, che richiamano elementi della Basilica ma anche al tempo hanno un messaggio ben preciso di speranza e di gioia che dà la perdonanza, che dà il perdono, che le porte della grazia sono state spalancate da Cristo.